Com'è nato il progetto contro il bullismo? Allora, nasce da un'esigenza di studio, ma soprattutto di dare una risposta alle famiglie che si preoccupano per la gestione sia del bullismo in generale, quindi all'interno della società civile, ma soprattutto per l'uso delle tecnologie, per fare proprio una sintesi che sia proprio una risposta a tutte le domande fatte dalle famiglie, ma soprattutto che sia uno strumento fruibile dai ragazzi in modo tale che possano in qualche modo difendersi dagli attacchi sia dai bulli che dal cyberbullismo. E le famiglie in primis sono gli educatori che devono aiutare i propri figli ad avere regole comportamentali corrette sia nel mondo social sia nella gestione di questi mezzi tecnologici. Siamo sempre in prima linea a parlare di quanto è importante avere consapevolezza, di sapere quali sono i reali rischi del mondo del web, e siamo appunto pronti a dare le informazioni anche grazie a questo librettino in maniera chiara e semplice per aiutare le famiglie a non trovarsi in situazioni inaspettate. Insomma, diciamo che i pericoli possono essere tante quante le opportunità, e quindi quello che è importante è di creare dei percorsi di consapevolezza diffusi che possono essere costruiti a più mani, con la partecipazione diretta dei ragazzi che quindi nel mettere a norma le regole capiscono anche quali sono i propri diritti e i propri doveri, è un modo per creare una comunità. Quindi questa iniziativa, che ha visto 2 anni di lavoro insieme a delle associazioni, l'associazione Cresce, l'associazione ERA, grazie anche al contributo di Estra, di Coingas, è stata un'azione che ha aperto la strada a una cosiddetta collana di piccoli libricini di educazione civica fatti proprio dai protagonisti, cioè dalle scuole, dai ragazzi, dai genitori, dalle famiglie. Questo segna un orizzonte che è quello della Fondazione Arezzo Comunità e del Comune di Arezzo, che è quella di una città attiva, propulsiva, espansiva, che attraverso la generosità e l'intelligenza crea percorsi di convivenza civile non soltanto degna ma attiva e vera.